Tacano, ci sono un po' tutte, la Dormeri, ci sono veramente tutte che sono intervenute, la Rossi Moreno, ci sono veramente tutte. Ed ora vedete la Lioness Asuka che riesce a riscattarsi, mentre la Dezuri Petersen riceve questa tecnica di spaccacervello e l'arbitro conta, finalmente devo dire, conta a favore della Lioness Asuka e quindi il match è in una condizione di parità, uno pari in questo momento. Si consigliano all'angolo avversario per la Matsumoto, per la Saito, per la Petersen, la Omori e la Asuka. E ancora con l'arbitro, quest'arbitro dà sempre un grande affare a tutti i team rivali, a quelli della Matsumoto, della Saito e in questo caso della Petersen. Sono giuste le proteste della Lioness Asuka. Guardate come si diverte la Dump Matsumoto e ora è la Jamboree che aggancia la Dump Matsumoto con un asciugamani e parte alla grande il terzo round. Ce ne sono un po' per tutte, anche la Dezuri Petersen viene sistemata nella stessissima maniera della Dump Matsumoto ed è la Lioness Asuka che prosegue l'azione contro la Petersen che era stata schienata nel round precedente proprio dall'Asuka e quindi giustamente l'azione prosegue, due conteggi, colpo di reni da parte della Petersen, si prepara la Jamboree per un volo dall'alto del proprio angolo. Lioness Asuka prepara la Petersen, va a vuoto il colpo della Jamboree e la Petersen cambia per la Condor Saito che interviene con questa serie di calci ai danni della Jamboree e poi la imprigiona al proprio angolo consegnandola nelle mani della Dump Matsumoto. Vedete la Lioness Asuka si è armata di sedia e sta facendosi giustizia da sola contro la Bull Nakano e contro le altre compagne di squadra della Dump Matsumoto che nel frattempo aveva legato la Jamboree con una catena al collo alle corde, poi la colpisce ripetutamente con questa specie di bastone, ci ricorda tanto un katana. La Jamboree subisce ancora questa azione tremenda della Dump Matsumoto e della Petersen che come può dal di fuori delle corde mette anche il suo zampino, c'è anche la Bull Nakano. Entra nuovamente sul ring la Lioness Asuka, cerca di liberare la Jamboree, spintona la Dump Matsumoto ma ancora la Dump Matsumoto colpisce ai reni la Jamboree che si rotola verso il limitare delle corde. Niente, c'è grande confusione tra i due team, ma la confusione principale è quella che crea l'arbitro, che prende in questo momento una serie di sediate dalla Yukari Omori, che poi sta affrontando la Dump Matsumoto, che invece resta armata del suo bastone. Ed è lo stesso arbitro, vedete, che blocca la Yukari Omori e poi la Dump Matsumoto ne approfitta immediatamente per dare dei colpacci di punta nello stomaco della Yukari Omori. Ancora legnate poderose, ancora guardate delle bastonate tremende, questa volta gli è scappato di mano il bastone alla Dump Matsumoto, la Yukari Omori mette in spalla la Dump Matsumoto, vola la Jamboree dall'alto delle corde e schiaccia rovinosamente la Dump Matsumoto, altrettanto fa la Lioness Asuka con la Condor Saito, gioco di corde a sfavore della Condor Saito, viene imprigionata ancora sul
sull'angolo nemico la Condor Saito, riceve questa serie di colpacci, la Yukario Mori è nuovamente intervenuta, mette in spalla la Condor Saito e ora sale sulle corde Capriola all'indietro, la Condor Saito è al tappeto, vola la Lioness Asuka e la Jamboree tengono lontane dal corpo della Condor Saito le altre compagne di squadra e quindi permettono alla Yukario Mori di riuscire abilmente a schienare la Condor Saito e quindi il match viene aggiudicato al team Asuka, Omori e Ori, giustamente aggiudicato per schienamento della Condor Saito. Veramente orribile l'arbitraggio di questo personaggio abbastanza particolare. Continuano le schermaglie al di fuori del ring, sono delle risse che si accendono ai bordi del ring, volano sul tavolo degli speaker le varie atlete. Vedete la Bull Nakano sta lottando ora con la Lioness Asuka in maniera disperata, mentre la Dump Matsumoto continua a far rissa insieme alla Bull Nakano, alla Jamboree, alla Peterson. È rissa al di fuori del ring, mentre vi ricordiamo che il match è stato vinto dalla Lioness Asuka, dalla Yukario Mori e dalla Jamboree. E su queste immagini mi fanno cenno, mi avvertono dalla regia che ho pochi attimi per i saluti, per cui gentili telespettatori rinnovo l'invito a seguirci nelle prossime trasmissioni sempre su questa emittente. Vi ringraziamo ancora della gentile attenzione che ci è stata concessa.